domanda di Dito, disponibili, indisponibili. Indisponibili Nura e Gonzalez, e basta. Com'è stata questa settimana l'allenamento, insomma? Sì, siamo entrati nelle settimane un po' anomale, però alla fine ormai siamo anche abituati a certi tipi di lavoro e a certi tipi di procedure anche, e quindi si calcolano i giorni, si spinge fino a un certo momento, sapendo che poi dopo quando è anche il momento di scaricare. Quindi va bene, una buona settimana, diversa, ma tanto lo è anche per gli altri, quindi non cambia niente. Da qua in avanti tante settimane saranno un po' anomale, quindi si tratta solo di misurarle un po' e di fare le cose tranquillamente. L'importante è sempre quello poi, man mano che ci si avvicina alla partita, resettare quello che è stato fatto e prepararla nel migliore dei modi, a livello fisico, tattico. Però adesso più passa il tempo, più dal punto di vista soprattutto tattico le cose inizi anche ad assimilarle. Quello che è importante è avere ogni partita la giusta carica mentale e la giusta fame. Che non è che uno, questa è, secondo me è una squadra che ha dimostrato maturità, però quando sei magari hai meno giorni, devi subito anche essere bravo a recuperare le energie, appunto, non tanto fisiche o non solo fisiche, ma anche mentali, per essere subito carico. Salve mister, ti chiedo una domanda su Cerri. È tornato ieri dalla nazionale, tanto atleticamente come sta, si è recuperato bene, e se il fatto che Diamanti, Buon Aiuto hanno fatto tutta la settimana con lei mentre Cerri no, è un aspetto del quale tiene fortemente in considerazione per la scelta dei titolari. Sì, ci sono vari aspetti da tenere in considerazione, dove pesano le partite di tutti quanti che sono state fatte, ma secondo me la cosa che è più importante è sempre l'avversario, capire come affrontare questo tipo di avversario. Tornando al discorso delle energie mentali, quando tu vieni da un periodo non positivo come la Cremonese, è più facile resettarti con la testa. Quindi loro sicuramente avranno un approccio importante alla gara, e noi dobbiamo controbatterlo e dobbiamo fare le cose nostre con grande intensità e tenendo i ritmi molto alti, perché vogliamo far bene, e in questa gara l'intensità credo che sia uno dei componenti più importanti. Giuda mister, le chiedo un'opinione. Ormai da almeno un decennio, se non di più, la Serie B da molti calciatori dei nazionali, sia stranieri sia italiani. Secondo lei sarebbe il caso di fermare anche il campionato di Serie B quando sono le pause della nazionale? Il problema è che è talmente tante partite che se fai una pausa, quando vai a giocare dopo? Ieri sono usciti anche le date dei playoff e tutto quanto, fino a metà giugno sei sul campo. La settimana di Natale, di gennaio, là, secondo me è fondamentale, perché per come spingi è fondamentale avere almeno una settimana di riposo totale, quindi queste sono le partite. L'alternativa è avere meno squadre, però io in maniera egoistica più squadre sono, più posti di lavoro ci sono, quindi ragiono che anzi se fanno che abbia 25 squadre a me va bene uguale. Ritorno alla carica, che sul Cerri non ha risposto, se ha avuto modo di... No, ma tanto sapete che... Sì, ci ho parlato, ieri è arrivato, ho avuto un incontro lui qui al campo nel pomeriggio, e quindi ci ho parlato, sta bene, però dopo le scelte sapete che non è che non rispondo. No, sta bene, sì. Capito, ma lei la formazione, buongiorno mister. Sì. Allora non le chiedo la formazione perché giustamente anche lei non lo sa, no? Però un'idea ce l'ha? Nel senso, già ce l'ha fissa su quello che è, oppure visto che insomma c'era rientrato all'ultimo, Diamante ha fatto tutta la partita buona, io l'ho fatto bene, ancora si riserva qualche, come dire, dubbio. Ma allora, quando ci sono queste settimane particolari,
L'idea di massima c'è, però logico che c'è sempre un'attenzione massima a quello che vedo attorno e quel che sento attorno, quindi logico che rispetto a altre volte, ancora di più, anche la giornata di domani diventa fondamentale, però logico che c'è già un'idea di massima, perché è giusto anche mandare i messaggi congruenti al gruppo e alla squadra, ma in maniera molto attenta e cercando di vedere le sfumature appunto di un pochino tutti i ragazzi, perché poi se tu parli con i ragazzi ti dicono tutti no, sto bene, voglio giocare, quindi non è che puoi far fede a quello che ti dicono i ragazzi, però poi vanno lette e interpretate le varie sfumature che vedi negli allenamenti o in altri comportamenti, magari dentro gli spogliatoi, magari se vedi qualcuno che rispetto a prima un pochino più sul letto di massaggio, che ne so, le varie cose che vanno poi interpretate. Ecco. Il mister ha parlato di più squadre, quindi più posti di lavoro, ma lei il posto di lavoro ce l'ha? Fino al 30 giugno sì. Ah, non ne avete ancora parlato? No, che c'entra, ma non, onestamente credo che sia importante concentrarci fino al 30 giugno, no? E basta, ma non perché... tutto quello che toglie energia e distrae non serve, quindi bisogna veramente concentrare. Come chiedo ai ragazzi di essere focalizzati sul presente, devo essere il primo a essere focalizzato sul presente, quindi non è un problema di la qualità. Il mio posto di lavoro me lo dà la qualità del lavoro che faccio da qua a giugno, non certo perché parlo adesso chissà che cosa, quindi va bene così. E l'altra domanda è questa, con una partita vinta domani sera il Perugia è salvo. La prossima settimana continuerà a parlare di step per step, cioè partita per partita, o guarderà la classifica in maniera diversa? No, allora, intanto bisogna farla sta vittoria e poi secondo me sarà un primo momento di, non dico di festeggiamento perché non è il termine giusto, però di soddisfazione, perché se penso a 2 mesi fa, no, credo che ci avremmo messo tutti a firma a raggiungere certi obiettivi in anticipo e con un certo discreto anticipo, sempre dobbiamo fare la partita, quindi non mi piace, è un discorso che veramente preferirei spostarlo di una quando abbiamo un certo tipo di punteggio. Da là poi nel mio approccio al lavoro c'è sempre stato un discorso mai di obiettivi fissi, cioè non ho mai pensato gioco per salvarmi, gioco per i playoff, gioco per una partita per vincere. E poi in base al momento, logico che l'occhio può essere attratto da una certa zona della classifica o da un'altra zona della classifica. Però il mio modo di interpretare il calcio, io quando sono arrivato, la mia prima esperienza con i grandi è stata a Regina, dopo che sono stato chiamato a febbraio dalla primavera. E erano penultimi e siamo arrivati 12esimi, ma l'idea è che secondo me potevamo fare ancora di più quell'anno là, per dire. Quindi l'approccio è sempre a fare il più possibile fino alla fine del campionato, che è l'ultima giornata. Poi dopo a me le tabelle non piacciono, neanche gli obiettivi, perché gli obiettivi sono frutto di ragionamenti e il ragionamento nel calcio secondo me aiuta poco, aiuta molto di più l'approccio alle situazioni, la mentalità che crei, l'intensità che hai, la gamba che hai, le qualità che hai, ma non tanto spiegarle ragionalmente. A me piace spiegarle a fine anno a me stesso, dire come è andata quest'anno e fare un'analisi critica dopo, ma non prima fare tabelle, perché o fai parte di una squadra, che ne so, penso al Palermo che deve vincere per forza, o anche un pochino Frosinone e Empoli, dove l'obiettivo veramente la minimo, tra virgolette, purtroppo per lo, cioè, purtroppo per fortuna, perché poi anche squadre importanti, è la promozione. Per gli altri l'obiettivo è da valutare, appunto squadre che con noi, che erano a pari punti con noi 2 mesi fa, stanno con obiettivi completamente diversi, hanno potenziali obiettivi completamente diversi dai nostri, e quindi si tratta solamente di concentrarci sul lavoro, perché poi se ti distrai rischi di concedere qualcosa all'avversario,
ed è un qualcosa che non dobbiamo concedere, soprattutto domani, perché è una squadra fatta di giocatori molto esperti, di giocatori che hanno qualità, che non magari non stanno passando il loro momento migliore, però che richiedono massima attenzione. Poi in classifica siamo in una situazione di classifica che più riusciamo a mantenerli lontani e meglio è. Mi serve una domanda velocissima, ha parlato di settimana anomala con tanti impegni, quindi ti volevo chiedere, mi sembra di capire che parlando, se si può, quindi del possibile di turnover, magari si potrà vedere eventualmente qualche cambiamento per la gara di recupero di Vercelli rispetto a quella di domani sera. E poi gli volevo chiedere, da Cremona alla Cremonese, un girone dopo, come è cambiato Preda, come ha visto il suo excursus così in casa del Perugia, insomma, e se ci traccia un bilancio, insomma, di questa sua esperienza, che ha avuto sicuramente dei picchi di grande difficoltà e adesso invece dei picchi sicuramente più positivi. Sicuramente non mi sono annoiato in questi mesi, che poco mi assicuro. Al di là, appunto, il bilancio, l'ho appena detto, ma mentalmente lo rifiuto un bilancio, perché proprio non mi posso permettere di sprecare energia per domani, è la cosa più importante. Quando tu trai un bilancio c'è un grande rischio che ti dai a pagamento, o vedi lati positivi anche se non c'è a pagamento. Io non voglio vedere nessun lato positivo se non il fatto che una squadra che sta crescendo, sta migliorando e soprattutto, cosa che non dobbiamo perdere, ha un atteggiamento verso un ulteriore miglioramento, che è la cosa più importante, con le nostre armi, col nostro modo di stare in campo, con la voglia di fare ancora meglio, e questa è la cosa che mi piace, non è scontata perché dobbiamo riproporla tutti i giorni e basta. Il resto, veramente, appunto, se tu tracci un bilancio rischi di essere attratto da un qualcosa di ragionato. Io non voglio essere attratto a qualcosa di ragionato, voglio fare partite per vincere e basta. Il turnover, vediamo, queste partite qualcosina certamente cambiamo, poi valutiamo un po' di volta in volta, di giorno in giorno, appunto guardando un po' come stanno i ragazzi, leggendo un pochino le sfumature. Mister, nell'ultima partita abbiamo visto un Perugia diverso, anche perché gioco forza c'erano giocatori diversi in campo, però abbiamo visto un Perugia che ha fatto, rispetto alle partite precedenti, un po' di più la partita, ha tenuto più il possesso, anche se mai di esse stesso, con possesso efficace, però una squadra che comunque ha dato l'impressione di avere il piglio di chi sentiva di dover fare la partita. So che questo potrebbe non essere gradito a lei, nel senso che comunque preferisce sempre avere un po' di quella sana paura, no? Ma da ora in avanti forse vedremo di più questo tipo di Perugia, chiedo io, e se lo ritiene un bene, se lo ritiene uno step, un salto positivo. Allora, dipende molto anche dall'avversario, perché le squadre di Castori proprio ti obbligano a fare la partita. Quello che mi ha fatto discretamente bene, appunto, che non era un possesso fine a se stesso, ma cercava di creare situazioni e tiri e pericolosità. Secondo me potevamo fare qualcosina anche meglio, però potevamo farlo anche peggio, questo è vero. Poi se guardo il nostro periodo, l'ultimo periodo, dipende molto anche, cioè vedo anche una leggera crescita, perché sia a Spezia sia anche la partita, secondo me, col Brescia, cioè la manovra si sta un pochino migliorando. Tante volte dipende anche dal modulo che hanno davanti gli avversari ed altri aspetti. Rimane il fatto che noi per ogni partita dobbiamo creare alternative e armi. In che senso? Ci sarà partita che crei pericolosità con un tipo di manovra, ci sarà una partita che crei pericolosità con l'intensità, cioè ogni situazione dobbiamo più alternative, perché poi dopo, già anche dentro la stessa partita ci sono momenti di gara diversi. Penso anche alla partita di Cesena, c'è stato l'inizio del secondo tempo dove un pochino abbiamo fatto più fatica, e quindi ci sta, però anche là dobbiamo mantenere una certa pericolosità ed equilibrio, perché poi alla fine possiamo usare quello che vogliamo, gli obiettivi sono sempre due, pericolosità ed equilibrio. Il resto, come e perché, a volte lo ottieni con quello che ho preparato in settimana e a volte lo ottieni con le analisi della lettura del momento.
è di quello che ti chiede quel momento la partita. E da questo punto di vista, ragazzi, sono bravi perché si stanno molto su aperti, nel senso, nella difficoltà non la subiscono, ma cerchiamo assieme alternative. Sì, mi ricollego alla domanda di Antonello. Sì, è vero che ogni partita necessita magari di letture diverse, e questa diventa una forma di abilità da parte appunto dei giocatori stessi. Però a un certo punto quello che volevo dire, nella squadra probabilmente deve un po' crearsi una sorta di consapevolezza, comunque di essere capaci a giocare in una certa maniera, quindi cambiare certe situazioni, determinate letture, essere in grado di imporre il proprio gioco in determinati momenti, cioè diventa una sorta di, come posso dire, di situazione poi come dire, insita proprio nelle caratteristiche della squadra, cioè deve diventare un elemento poi fisso, non è che al di là del fatto che si cambi ogni volta sulla base dell'avversario che si è davanti, cioè la squadra deve avere comunque la certezza di avere determinate qualità, pur nel mettere in discussione ogni volta, giustamente come fa lei, alcune certezze per evitare che la squadra cali di intensità. Sì, no, ma credo che questa consapevolezza stia già aumentando, e da un mesetto a sta parte che vedo anche negli occhi dei ragazzi una convinzione diversa. Poi appunto la partita e le partite sono tutte diverse una da loro, però c'è questo tipo di atteggiamento, c'è questo tipo di ricerca. Rimanendo fedele a quello che ci siamo appena detti, cioè ok, sviluppi, manovre, intensità, quali sono gli obiettivi? Equilibrio e pericolosità. Poi dopo, a me per esempio una partita che è piaciuta molto, che è diventata tra virgolette facile, magari non so se era bella o no per chi l'ha vista, però è stata quella di Spezia, dove hai vinto 3-0, dove hai preso due pali, dove non hai rischiato quasi niente, cioè quella mi va bene, ecco. Poi dopo vanno bene anche altre, nel senso, però se dobbiamo chiudere tutto in pochi concetti, credo che questa sia la cosa più importante. Poi dopo, quando diciamo che vogliamo migliorarci, ci sono dentro tutte le cose, anche la manovra, anche le ripartenze. Per esempio, secondo me, nella partita di Cesena, per come si era messa, abbiamo sfruttato pochissimo le palle inattive, perché soprattutto nel finale ne abbiamo avute 4-5 tra punizioni laterali e corner, che potevamo fare ancora meglio. E quella è un'arma che dobbiamo migliorare, ma dobbiamo migliorare tante cose, ma non è una frase di circostanza. Sono obiettivi, ecco, quando parliamo di obiettivi, molto meglio riferirsi a obiettivi di campo che a obiettivi di classifica. Obiettivi di campo sono appunto una manovra ancora più propensa a creare tiri e situazioni, dei palli inattivi ancora più efficaci. Ecco, questi sono gli obiettivi che noi dobbiamo continuare ad avere. Però anche è vero che l'obiettivo che Perugia l'ha raggiunto, 53 gol è il secondo attacco del campionato, significa che la pericolosità c'è. Ah beh, quello sì, ma non dobbiamo mai darla per scontato. Cioè, è quello. No, sicuramente. Credo che qua sia tanto anche merito del lavoro che ha fatto Federico Giunti nel gruppo precedente, merito anche delle caratteristiche della rosa che è stata fatta dalla società, perché è logico, poi dopo sono tante le componenti, ma non sono mai scontate. Ecco, quello che noi dobbiamo sempre ricordarci è che non sono mai scontate, perché abbiamo fatto i gol, ma abbiamo fatto i gol tante volte perché abbiamo ottenuto l'intensità alta, no? Al di là delle qualità che uno ha. Poi quello che abbiamo visto ci deve aumentare la nostra autostima e la nostra consapevolezza. Quello che abbiamo visto deve anche poi darci le letture sugli altri aspetti che vanno migliorati, o anche sui nostri punti di forza che già abbiamo, che vanno ancora di più potenziati. Ultima cosa, se permette, il suo score con Tesser? Un po', adesso non me lo ricordo, però abbiamo vinto un po' e un po'. 2 anni fa, lui l'anno scorso a Ravellino, siamo amici in ogni caso. Siete amici? Sì, siamo della stessa zona e siamo amici anche. E poi ogni anno... No, dai. Però, ecco, devo stare attento perché di solito ci siamo visti lunedì, no, per la panchina.
Avevo del segreto. Allegri e io Baroni avevo votato. E Allegri. Interrotta mentre stava dicendo qualcosa. Certo che allora quello è un grande momento. No, vabbè, sì, dopo, prima quello della panchina è un grande momento di ti rivedi con tanti amici senza l'assilo della partita, quindi è bello. E lui è uno di quelli di solito che, vabbè, con tanti è vero, mi fermo a parlare, con lui quest'anno ma un po', era già in prima partita lui. E quindi è già un segnale che ho già detto anche ai ragazzi che, per dire come arriveranno a questa gara. L'anno scorso mi sa che l'ho fatto esonerare anche ad Avellino, però a Terni ha vinto in casa lui da me 2 anni fa, quindi insomma siamo abbastanza... mischiati, ecco. No, 2 anni fa era Avellino lui. Due anni fa. Ah, sì. All'andata ha vinto lui in casa da noi e al ritorno ho vinto io in casa da lui, ecco. Gli anni prima non mi ricordo neanche. Va bene. Arrivederci.